abbiamo parlato, dal mio punto di vista, è un processo iniziatico, cioè il mutare degli stati della coscienza o della mente, il lavorare per dilatare la nostra ordinaria illusione ottica, nella quale costantemente ricadiamo, richiede un processo che nelle civiltà, appunto, viene chiamato iniziatico, che vuol dire semplicemente che si pone termine, il termine greco di iniziazione pone l'accento sulla fine e non sull'inizio, ma è uguale. Nel processo iniziatico finisce continuamente un modo di essere me, una modalità della mia coscienza, e si apre costantemente di nuovo una possibilità più ampia di essere me stesso. Questo processo iniziatico è molto pericoloso, come tutto il XX secolo ci ha mostrato, perché io leggo il XX secolo sia artistico che politico, che filosofico, che psicoanalitico, come il dramma spesso inconscio, inconsapevole, di questo passaggio di forma di soggettività. Che poi c'è un'altra cosa. Scusa, per finire, cioè questo passaggio nei grandi poeti che a me interessano ha spesso prodotto pazzie. Ecco perché bisogna, come dice un mio verso, farsi accompagnare nel ritorno. Quindi qui poi si apre il grande interrogativo sulle iniziazioni e quindi sulle tradizioni iniziatiche e quindi sul cristianesimo come tradizione iniziatica occidentale, sul rapporto tra il cristianesimo, che è l'iniziazione di Cristo, e le altre iniziazioni delle altre civiltà, perché anche il buddismo è un'iniziazione, anche l'induismo è un'iniziazione, tutte queste civiltà o tradizioni parlano del morire di una forma di identità e di soggettività per nascere ad un'altra configurazione dell'umano. Quindi si deve, secondo me, oggi uscire dall'adolescenza iniziatica, caotica, in cui purtroppo ci sono stati tanti disastri, e capire che il processo iniziatico è una cosa seria, affidarsi alle grandi tradizioni, capire la differenza tra le diverse iniziazioni, sceglierne una e seguirne una vera, non una che mi invento io, una vera. Dopodiché la mia creatività resta, ma viene come accompagnata, orientata, trova misura nel confronto dialogico con una tradizione che per secoli o millenni ha appreso i pericoli e ci trasmette, diciamo, dei metodi anche. Capito.